120 anni della RARI è un giusto riconoscimento al lavoro dei ragazzi, indubbiamente, ma anche tuo, del tuo staff, di Paolo, di tutti i ragazzi che ti affiancano nelle varie piscine degli spazi acqua. Sì, è una soddisfazione unica. Sono uscite proprio ieri le classifiche nazionali della scorsa stagione. Siamo la terza squadra civile in Italia nel nuoto e questo è un risultato bello. Davanti a noi abbiamo due grosse società, la Niene e l'Insport, che ovviamente ci precedono. Però insomma, essere così ai vertici, aver mandato quattro ragazzi alle Olimpiadi, avere diversi nazionali giovanili, avere due tecnici nelle nazionali, insomma, a me fa estremamente piacere, anche perché insomma, come sai, è una vita che sono nel nuoto, per cui insomma, è un vero piacere. Fabrizio, io spesso vengo il venerdì anche per occuparmi di pallanuoto e vedo la serietà di Paolo e dei suoi collaboratori nei confronti da Zazzeri e Stivo Megli a quelli più piccoli. Possiamo dire che chi entra nelle varie sessioni di allenamento trova la massima serietà, la massima competenza e la massima professionalità? Sì, io credo che uno dei nostri vanti è l'organizzazione, la competenza dei tecnici che abbiamo, è sicuramente questo il segreto che poi ci fa sfornare in continuazione anche ragazzi giovani dai nostri settori giovanili, quindi sicuramente sì. Senti, a livello giovanile ci sono stati recenti campionati, ottimi risultati da parte dei piccoli della RARI. Te mi avevi detto c'è un contingente, chiamiamolo così, di rarine che possono venire su. A che punto siamo con quelli più giovani? Perché ormai di Lorenzo, di Matteo, di Filippo, di Paola, ricordiamola sempre, sappiamo tutto quasi. Sì, no, io metto l'attenzione sulla Emma Vittoria Giannelli, su Irene Mati, su Giulia Pascariano. Quest'anno è arrivata Bianca Nannucci, tutte ragazze hanno fatto parte della nazionale giovanile agli europei, quindi insomma abbiamo delle buone speranze per il futuro. Che dirti allora, professor Vignani, Fabrizio, chiamalo come vuoi, è talmente amico che mi trovo un imbarazzo con tanti nomi, buon lavoro e buon proseguimento, e siamo tannati, siamo tutti rarini dai tempi del maestro Zabberoni. Grazie Fabrizio. Grazie a te, ciao.